Sindacato in aula. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Stefano. Prego. Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle esprime la sua solidarietà a 262 lavoratori della sede di Accenture a Palermo, che da settimane occupano il call center di via Ugo La Malfa. Dopo la fumata nera dell'incontro dello scorso 7 ottobre tra le aziende, la British Telecom e l'Accenture, il governo e i sindacati, chiediamo al governo di intervenire immediatamente affinché il lavoro dei 262 dipendenti sia tutelato e soprattutto affinché gli stessi lavoratori non subiscano dei veri e propri ricatti da parte delle aziende. Queste ultime, infatti, hanno vincolato a una ricollocazione i dipendenti verso società sorelle a condizioni inaccettabili, ovvero con un livello retributivo inferiore, azzeramento degli scatti maturati in 14 anni di anzianità, indennità di turno e nessuna garanzia sulla nuova società alla quale confluirebbero. Davanti a questo ricatto il governo non può non sentirsi chiamato in causa. Il ministro Guidi non si rende responsabile della perdita del lavoro e della serenità di centinaia di famiglie in una città già distrutta dalla disoccupazione. E io questo appello lo faccio da palermitano, conoscendo la realtà di quella città in cui il call center è diventata l'unica occupazione ai quali i ragazzi pensano, ai quali i ragazzi veramente aspirano. Di conseguenza è importante che il governo si renda conto di questo e la smetta di puntare sempre su aziende, di salvare aziende come la Fiat e come le altre, sempre salvaguardate specialmente al nord e al sud, con una disoccupazione giovanile oltre il 40%, si lasci continuamente devastare il tessuto sociale e quello lavorativo. Grazie. La ringrazio.